7 anni fa ho fatto un film con altri collaboratori e l'ho presentato in qualche festival. Lo trovate nel mio sito Officina, si intitola Visti d'arte. E ieri mi trovavo con Francesco Porseo in una sua casa di campagna. E tagliavamo un boschetto di pioppi e lavorando ho cominciato a pensare, chissà perché, al senso di questo film. E l'ho considerato questa volta non come autore, ma come spettatore, non da dentro, da fuori. Uno spettatore, io, tu che mi ascolti e mi vedi, vede il film e cerca di comprenderne il senso, la forma. Qual è il senso di questo film? Il senso di un film è dato dal film. Un'opera d'arte non vuol mai dire più di quello che dice, in questo caso che mostra e fa ascoltare, è un prodotto audiovisivo. Quindi non si tratta di andare dietro, sotto o di lato o di attribuire chissà che cosa, si tratta di considerare l'opera per quello che è. E ma appunto, ma quest'opera? Visti d'arte. Visti d'arte è una trilogia, è un film composto da 3 racconti, o un trittico, 3 quadri, che si può interpretare, apprezzare, secondo certe linee di visione, di sezione. La prima che mi è venuta in mente, trasportando questi pioppi, è l'Amleto di Shakespeare. Una storia parla di un'attrice che ha interpretato in un concorso di teatro il brano dell'opera di Shakespeare, l'Amleto, che parla di Ofelia. Questo racconto si intitola La Vigilia. Un altro racconto, che si intitola La Battaglia, mette in scena un artista incerto, incerto, indeciso, come Amleto. Si intitola La Battaglia. Il terzo racconto parla di uno scimmione catturato in Africa, trasportato in Europa, che per sopravvivere fa l'artista del teatro di varietà. È ricavato da una riscrittura di una relazione per l'Accademia di Franz Kafka, ma si può anche associare a quel brano dell'Amleto, nel quale ci sono degli attori che recitano la parte di altri. Quindi il primo modo di sezionare, di connettere i 3 racconti che compongono questa trilogia trittico è un lavoro a partire dall'Amleto, grande opera di un grande autore, una riflessione su quest'opera. Altra sezione, Visti d'arte. Visti d'arte, come si vive d'arte? 3 momenti di vite d'artista. Primo momento, la vigilia, una giovane donna che vuol fare l'attrice. Secondo,
momento un videomaker che sta facendo in maniera indecisa la professione di artista audiovisivo, la battaglia, terzo racconto, una relazione, un artista che ha lavorato e che si racconta dopo il lavoro, ha finito e racconta guardandosi indietro. Quindi racconto di vite d'artista, i problemi del vivere d'arte. Terza sezione del film, la follia. Tutti e tre i personaggi, la giovane che vuol fare la teatrante, il videomaker che oscilla tra l'arte e l'amore, e lo scimmione diventato artista di varietà che mostra una tensione emotiva e intellettuale straordinarie, tutte e tre sono ai limiti della follia, forse ne attraverseranno, stanno attraversando la soglia. Un'altra sezione del film, parlo di me stesso, la giovane che vuol fare la teatrante potrebbe essere il racconto attraverso un'altra figura di difficoltà che ho avuto, che ho nel realizzare certe opere. E la battaglia, anche qui potrebbe essere il racconto del mio amare appassionatamente la vita e l'arte, e cercare di tenerle insieme indecisamente. E l'ultima storia, la relazione, potrebbe essere il racconto della storia di un uomo che da ragazzo viene rapito dalla sua terra, portato in un altro luogo, e per sopravvivere fa di sé un buffone, un artista, un ragazzo che ha dovuto emigrare, che ha lasciato la Calabria, il meridione, il mare Ionio, e viene risucchiato dalla città, dalle professioni, condannato all'esilio, e per sopravvivere fa quello che si fa in città. Oppure potrebbero essere tutte queste sezioni combinate insieme. Vedete, vedi, tu che mi ascolti, l'opera d'arte va sempre considerata concretamente, per quello, cioè è un film per quello che ti mostra e che ti fa sentire, ma bisogna stare attenti a non ridurla ai propri bisogni, desideri o piaceri. L'opera ha una sua identità, una sua personalità complessa, irriducibile, e l'artista, quando la costruisce, se è un artista, deve realizzarla andando al di là dei propri piccoli obiettivi personali. E anche lo spettatore deve vederla e coglierla in tutta la sua complessità, intravedendo queste sezioni successive
la meravigliosa difficoltà del sentire, comprendere, capire.